Francesco Riggio, il vicolo del successo. In un attimo della mia storia, senza progetti e senza memoria, misi al mattino una polo arancione e me ne andai, incontro alla gloria. In un vicolo giallo antico, con le finestre di legno smaltato, incontrai un ricco deficiente che accompagnava un tipo sfigato. C'era una escort di grande finezza, pure affacciata ad un balcone, che accarezzava un tipo grassoccio, anzi, un tipo col suo pancione. Dietro la tenda un vecchio rideva, una risata bianconera, un giapponese con gli occhi verdi e uno che si era fatto una pera. Non c'era sbocco, nessuna uscita, ero stupito ed ero ammirato per il trovarmi in quel nuovo posto dove nessuno di noi era stato. Sul pavimento di terra bruciata dal fuoco vivo del vulcano c'era sdraiato più di un sognatore e a ognuno di loro tesi la mano. Nessuno prese le mie dita, anzi, neanche videro il gesto. Erano troppo intenti a scrutare ogni passione ed ogni pretesto che usciva pulito dall'emozione dal gigantesco piccolo matto che, inguinzagliato dalla ragione, ognuno tiene in centro del petto. Sempre nel vicolo del successo c'erano cani e gatti ammaestrati ed arrivavano rare notizie di quelli che non c'erano mai stati. Un grande occhio fatto di plastica, fissato in alto, di nessun colore, guardava tutti in mondovisione, mentre un orecchio miniaturizzato nel deretano avevano impiantato. Tutti avevano un loro obiettivo per valutare la vittoria. Io dissi: oggi c'è troppo sole per stare fermo in televisione. Ma era già tutto registrato, così restai e non sono tornato. Solo una cosa mi fa incazzare ed è la clausola contrattuale secondo cui non si può dire quello che il popolo non vuol sentire. Così ripetono, mentre provo, niente di nuovo, niente di nuovo. Francesco Riggio, il vicolo del successo.